Ciao, allora eccomi qua con una recensione. Il libro di cui volevo parlarvi oggi è La bambina di neve di Owen Ivy, credo si legga così, edito da Einaudi, stile libero big, prezzo di copertina altissimo, 19 euro. Però ecco, credo sia la prima volta che sono felicissima di aver speso questi 19 euro perché per me li vale tutti. È un libro in brossura e vediamo un po' quante pagine, con l'epilogo che va assolutamente letto perché fa parte proprio integrante del libro. 409. Allora, vediamo se c'erano altre cose che dovevo dire. No. Ma una piccola curiosità sull'autrice, già questo mi ha fatto, tra virgolette, pensare in maniera positiva a questo libro, e cioè che il nome Owen dell'autrice è un omaggio al personaggio che credo tutti ricordino, Owen, del Signore degli Anelli di Tolkien. Bene, detto questo, cosa dire? È un libro che mi è piaciuto tantissimo, lo consiglio davvero, a tutti quelli che amano, le favole, ecco, diciamo così. Allora, ha un'ambientazione che io considero splendida per quello che sono i miei gusti, perché è ambientato nelle terre selvagge dell'Alaska. Ogni tanto guardo giù perché mi sono presa, avendolo letto durante le vacanze di Natale, quindi è già passato un pochino di tempo, mi sono presa qualche appuntino. È ricco di paesaggi innevati, di boschi, passaggi segreti in mezzo ai boschi. Animali selvaggi tipici di quei luoghi, e quindi queste atmosfere sicuramente fredde, ma che a me piacciono tantissimo. È un libro, come dicevo prima, che non può non piacere a chi crede nelle favole, perché è un libro ricco di magia, dove molto spesso la realtà si confonde con l'immaginazione e l'autrice non dà una via da seguire, lascia proprio a noi, al lettore, lascia libera interpretazione ai fatti che avvengono. Quindi tu, una volta che l'hai letto, puoi dire sì, questa bambina era reale, oppure puoi dire no, questa bambina era immaginaria, o cioè io davvero molte volte mi sono chiesta fino a tre quarti del libro, prima di darmi una risposta, mi sono chiesta: ma questa bambina esiste o no? E è una storia molto bella, ambientata nel 1920, dove una coppia di coniugi ormai un pochettino avanti con l'età, Jack e Mabel, decidono di trasferirsi, di staccarsi da quella che è la civiltà, diciamo così, e di trasferirsi totalmente isolati da tutto, in una capanna proprio nel bel mezzo delle terre selvagge dell'Alaska. È senza dubbio un paesaggio che loro stessi considerano molto molto affascinante, ma che metterà più volte, scusate, a dura prova la loro sopravvivenza, perché non è facile vivere, primo, isolati da tutto, secondo, in un posto in cui l'inverno prende il sopravvento durante l'anno, quindi le fortissime nevicate rendono impossibili proprio gli spostamenti, il procurarsi il cibo, scaldarsi e tutta questa serie di disagi.
disavventure. Si nascondono per un motivo, decidono di nascondersi in queste terre per congelare, se così si può dire, il grande dolore di Mabel, che è quello di non aver potuto avere figli. Fino a quando, se così può dire, in una notte magica succede qualcosa. Allora, è la prima grande nevicata dell'inverno e i due, essendo pur avanti un po' con l'età, tornano un pochino bambini, e in questa notte freddissima cominciano a riavvicinarsi un pochettino anche tra di loro, e tornano bambini perché cominciano a giocare lanciandosi delle palle di neve. Decidono poi di modellare un pupazzo di neve, pupazzo che a mano che loro lo modellano non è un classico pupazzo di neve, ma è bensì una bambina di neve, a cui Mabel mette anche i guantini, la sciarpa. È una vera e propria bambina di neve. Decidono, una volta finita questa scultura, di andare a letto, andare a entrare nella loro capanna a riscaldarsi. E cosa succede? Che il mattino dopo, quando Mabel va fuori per prendere la legna, si accorge che tornano dalla legnaia, il loro pupazzo di neve non c'è più. Si è proprio dileguato, e ci sono però a terra i guantini e la sciarpa, se non vado errata. Mabel è scossa da questa cosa, tanto quanto Jack, soprattutto perché da quel giorno una figura simile a quella di una bambina si vedrà correre, sguazzare, apparire, scomparire in mezzo ai boschi. E loro sono convinti che sia la loro bambina, la loro creazione. Questa bambina avrà poi un nome, si chiamerà Pruina, e no, non voglio dirvi nient'altro perché vi scusate, ma vi rovinerei la lettura, cioè scoprirete voi chi è, chi non è, se esiste, non esiste. I personaggi di questo libro sono molto pochi, benché la storia si dilunghi molto nel tempo. È una storia che dura per molti anni. Noi vedremo passare molti inverni. I personaggi però sono pochi, voi protagonisti sicuramente Pruina, Mabel e Jack, e a questi si aggiungono massimo altri 4-5 personaggi, che non sono altro che quelli che diventeranno i vicini di casa di Mabel e Jack. Vicini tra virgolette, per quanto si possa essere vicini appunto in queste terre selvagge, nel senso, c'è un po' di strada tra loro, non è che abitano uno di fronte all'altro, però essendo gli unici abitanti di queste terre vengono chiamati vicini. E soprattutto la donna di casa, opposto, sia è l'opposto sia fisicamente che caratterialmente di Mabel, però la aiuterà molto e diventerà sua amica. Non voglio dire nient'altro, dico solo che è un libro che davvero mi è rimasto e mi rimarrà nel cuore. Conto sicuramente di rileggerlo, perché quando l'ho finito mi sono proprio sentita strappare un qualcosa da dentro. Non so come spiegarvelo, probabilmente solo chi ama la lettura e i libri mi può capire. Mi ero così affezionata a questi personaggi che erano diventati quasi parte della mia vita. Non so come spiegarvi, cioè a me sembra di conoscere Mabel e Jack e Pruina, mi sembra di essere stata nella loro capanna, mi sembra di aver faticato a camminare in mezzo alla neve con loro. Cioè, l'autrice è bravissima in questo, almeno per quanto riguarda me,
io mi sono sentita proprio parte del libro, parte del romanzo. Spero per chi lo legga, non so, spero sia anche per voi così. Se l'avete letto o intendete leggerlo, fatemi sapere, nel caso in cui l'aveste letto, cosa ne pensate. E, spero che anche a voi succeda questo. Mi succede davvero raramente questa cosa, però l'autrice io l'ho trovata molto brava. Non so se ha scritto altro e sinceramente vorrei andarmi a informare. Spero che se ha scritto altro sia stato tradotto in Italia. Qui non dice niente, dice solo che ha scritto per l'Alaska Magazine e un'altra rivista, prima di lavorare in una libreria indipendente, nella quale cerca di trovare il giusto libro per il giusto lettore. Io spero, se non l'ha ancora fatto, che ci regali altri romanzi come questo. Magari è la mia forte passione per la neve, la mia forte passione per l'inverno, la mia forte passione per paesaggi come questo, che mi ha fatto amare così tanto il libro, ma non credo, io l'ho trovata una lettura proprio bella, bella, bella. Bene, questo è tutto e spero lo leggiate anche voi. E niente, ci vediamo presto con un altro video e un'altra recensione. Ciao ciao!